pomeriggio dallo stadio d'Urighello di Rivoltella del Garda. Si è appena conclusa la partita tra Pro Rivoltella ed Epas. Risultato finale 6-2 per il Pro Rivoltella, forse un risultato, diciamo così, condizionato dalle due espulsioni. Ma mister Zenegaglia, come hai visto la partita dal tuo punto di vista, sotto il punto di vista tecnico, insomma, perché poi i ragazzi, comunque, anche se giocavano in 11 contro 9, qualcosa si è visto, insomma, si è visto un buon gioco. Sì, nel primo tempo siamo partiti un po' contratti, ecco. E abbiamo avuto due occasioni subito dopo 15 minuti, non le abbiamo sfruttate. Loro sono venuti giù una volta, hanno già fatto il gol. Da lì siamo andati un po' in difficoltà, dopo siamo stati bravi a recuperare, andare sul 2-1. Poi il secondo tempo, come dici te, è stato condizionato dalle due espulsioni, di cui una, forse la prima non c'era, perché dalla panchina non si è visto bene, però secondo me non c'era. La seconda per assumere munizioni. Dopo è stato più semplice, ecco, in 9 per noi è stato molto più semplice giocare la palla, tirare Bello il la palla. gol di Delai comunque, cioè Bello, al di là. sì, bello, anche se dopo alla fine, quando stai vincendo 4-5 a 2, abbiamo la tendenza a essere troppo belli noi stessi, senza giocare potevamo giocare un po' meglio, ecco. Obiettivamente ero in Quindi 9. mister Zenegaglia non è proprio soddisfatto al 100% Oh, oppure. sì, perché da quando si vince si è sempre soddisfatti, soltanto che certe volte si vuole mai ricercare qualcosa in più, ecco, dalla prestazione, anche perché sul 5-2 era molto più semplice, si poteva fare qualcosina in più, magari giocare la palla diversamente, invece tutti alla fine volevano segnare, e come al solito si gioca solo palla lunga e speriamo di segnare, invece secondo me dobbiamo partire da più indietro, anche perché adesso verranno partite più difficili, ecco. Allora, Domenica prossima già cos'è il no, primo. noi abbiamo già mercoledì la partita di recupero che era di calendario, anzi con Lograto, e dopo domenica prossima abbiamo uno scontro diretto con Lonato. Che è la nostra bestia nera, che ogni tanto ci fa soffrire parecchio. Ultimamente è stata l'unica squadra che ci ha battuto all'andata e li aspettiamo al ritorno, ecco. Però Benissimo. dobbiamo essere pronti perché non sarà facile come oggi sicuramente. Bene, in bocca al lupo, mister Zenegaglia, e alla Grazie. prossima.